Siamo a Roma, accanto alla stazione Termini. Qui, tra tanta gente che arriva e che parte, c'è anche chi rimane. Sono i clochard e gli emarginati di ogni tipo, che non riescono a inserirsi nella società. Qualcuno però si ferma qui, in questo centro d'accoglienza, dove trova assistenza psicologica e materiale. Questo posto si chiama Binario 95, naturalmente è un binario che non esiste, ma è da qui che si può ricominciare una nuova vita, come ha fatto Daniele. Se dovessi raccontare la mia vita, sarebbe una successione di coincidenze e di casualità. Vivevo in un bel quartiere con la mia famiglia, formata da mio padre, mia madre, mio fratello e mia sorella. Ho fatto le elementari e la scuola media. Ho cominciato a lavorare a 14 anni presso un negozio di un magazzino di carta da macero di mio padre. Era un'attività abbastanza redditizia. C'avevamo pure gli operai che ci aiutavano nel nostro lavoro. Poi è morto mio padre e l'attività è cessata. Ero sposato e c'avevo mia moglie. Perdendo il lavoro ho perso anche lei. Non mi sono buttato giù e ho continuato per la mia strada. E mi sono dato da fare facendo tanti piccoli lavori, tra cui quello del supermercato, dove aiutavo la gente a portare la spesa a casa. Quello che guadagnavo mettevo da parte, però non ce la facevo avere una casa per conto mio. E quindi mi sono dovuto arrangiare per vivere per strada. E dormivo praticamente sotto un ponte. Poi mi sono ammalato e mi hanno portato presso l'ostello della Caritas. Nel 2007 ho avuto la possibilità di venire qui a Binario 95. Abbiamo degli obiettivi che sono quelli di mantenerci puliti, appropriati nel modo di investire e anche nel modo di saperci interloquire tra di noi. Qui pubblichiamo anche un giornale che si chiama Shaker, questo mi permette di conoscere bene a fondo la scrittura e di avere un rapporto con gli altri anche, ancora più socievole. Mi ricordo, hai scritto questo, hai scritto quest'altro, hai scritto quest'altro. Ho scritto un piccolo libricino, il titolo era Il biglietto di sola andata, che rappresenta praticamente l'idea di un viaggio nell'immaginario. La dignità è quella di guardare sempre in faccia le persone e così di guardare in faccia le cose della vita. Io non credo in Dio, io credo nelle coincidenze e nel caso. Non bisogna abbattersi, c'è sempre una speranza per andare avanti e ricostruire la propria vita. Ecco la mia storia.